Buongiorno a tutti, oggi è venerdì e non giovedì, avevamo deciso di spostare l'appuntamento settimanale perché avevamo avuto notizie che oggi veniva definito il decreto di aprile pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Purtroppo non è avvenuto, molto probabilmente avverrà questo fine settimana. Questo decreto è quello che prevede il pacchetto da 50 miliardi per imprese, ammortizzatori sociali e attività produttive. E per cui ulteriori novità momentaneamente non le abbiamo ed è inutile mettere dei punti fermi perché finché discutiamo sulla bozza le cose continuano a cambiare. Il problema è che la maggioranza si è fermata per quanto riguarda il discorso della sanatoria impostata per regolarizzare 600.000 lavoratori che non arriveranno tutti in agricoltura, con scudi penali per quanto riguarda le denunce di eventuali irregolari ai fini della regolarizzazione. Scusate questo gioco di parole, ma era dovuto. Si parla di permessi di soggiorno temporanei, adesso questo è il motivo del bisticcio del governo, di 3 o di 6 mesi, rinnovabili una volta sola a fronte comunque del contratto di lavoro. Un'osservazione da parte di C. Alessandria, potrebbe essere uno strumento, però noto, penso che sia molto difficile regolarizzare tutti nel giro di pochi mesi, in quanto l'ultima regolarizzazione, quella che avevamo fatto con i bustoni, è durata quasi 13 mesi il processo di regolarizzazione, per cui secondo me sarà poco efficace. E, altre novità non abbiamo, tranne la riconferma che la prossima settimana riaprono i mercati contadini di Agroinsieme, C. Alessandria e Confagricoltura. Abbiamo il martedì Borgo Città Nuova, il mercoledì ci spostiamo da Piazza della Libertà in Piazza del Duomo, in quanto in Piazza della Libertà l'ultimo decreto di Regione Piemonte abbiamo delle difficoltà per quanto riguarda la gestione della sicurezza, e giovedì in Piazza Ceriana, per cui vi aspettiamo numerosi. Buon fine settimana a tutti!